7 rimedi contro la cistite, semplici ed efficaci. La cistite è una fastidiosa infiammazione della vescica che colpisce soprattutto le donne, ma non solo. I sintomi più comuni sono difficoltà a espellere urine, tra l'altro in piccole quantità, con un concomitante fastidioso aumento della frequenza delle minzioni. Per fortuna esistono rimedi naturali contro la cistite da affiancare alle cure mediche. Con questi consigli è possibile alleviare i sintomi della cistite e magari prevenire una ricaduta. E quali sarebbero i rimedi? Ce ne sono 7, sono semplici ma efficaci. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Bere acqua. In generale si sa che fa bene bere tanta acqua naturale, circa 2 litri al giorno, cioè 10 bicchieri. Nel caso della cistite è ancora più importante perché aiuta l'espulsione dei batteri dal corpo. Per farlo, il mio consiglio è semplice: bevete un bicchiere di acqua a colazione, 2 bicchieri a pranzo, 2 bicchieri a cena, mezzo litro lontano dai pasti. 2. Vitamina C. La vitamina C rende l'urina acida, impedendo la proliferazione batterica. In caso di cistite si consiglia di assumere frutta e verdura che la contengano, come agrumi, kiwi, fragole. 3. Calore. La cistite può causare un fastidioso dolore, senso di pressione e irritazione all'addome. Con la borsa dell'acqua calda si può alleviare il dolore e trovare un po' di conforto. Riempitela con acqua bollente e tenetela sull'addome per almeno 20 minuti. Mi raccomando, avvitate benissimo il tappo. 4. Nutrizione. Se soffri spesso di cistite, ricordati di evitare questi cibi nemici del benessere: caffeina, alcol, cibi piccanti, eccesso di zuccheri. Sono infiammatori e irritano la vescica, facendo lavorare instancabilmente il corpo per recuperare il suo benessere. 5. Pipì. Quando andiamo a urinare, espelliamo i batteri dal corpo. Nel caso di cistite, anche se senti troppo spesso lo stimolo, non aspettare, svuota subito la vescica. 6. Rimedi della nonna. Un ottimo rimedio della nonna è fare un decotto con 1 litro di acqua e una cipolla. Bisogna fare bollire per 10 minuti, lasciare raffreddare e berne una tazza mattina, pomeriggio e sera. Ma io devo allontanare la cistite, non gli amici. Tranquilla, non lascia tracce. 7. Abitudini. Alcune abitudini possono provocare la cistite, per questo bisogna fare attenzione a colpi di freddo, pantaloni troppo stretti, abbigliamento intimo sintetico, sport da sella. Ho parlato di cistite, stile di vita, alimentazione e rimedi naturali in altri miei video. Li trovi nella playlist del canale. Per vedere tutti i video, iscriviti al canale. È semplice, basta un click, così vivi naturale e vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!